Lorenzo Marruganti, direttore sportivo dello Sharing Menzana Siena, quanto è stata importante la vittoria di sabato a Tortona, soprattutto per il modo con cui è arrivata? Direi che è stata importante come tutte le vittorie, ovviamente, sai, la prima partita di campionato in casa di una delle favorite, forse da pronostici come la squadra accreditata delle credenziali maggiori, indubbiamente è una vittoria molto importante che dà grande positività e grande carica. Come è venuta, probabilmente questa positività la aumenta ancora, perché ci dà delle indicazioni importanti, delle indicazioni positive, alcune risposte positive a degli interrogativi che ovviamente avevamo prima di iniziare, anche perché questa è una squadra completamente nuova, era la prima partita ufficiale del campionato, quindi è chiaro che avessimo degli interrogativi. Sicuramente la reazione e il grande impatto morale della squadra è stato molto positivo. Ci sono anche altri aspetti su cui ovviamente lo staff tecnico e coach Moretti dovranno lavorare. Lo sapevamo, perché siamo un cantiere aperto, siamo una squadra completamente nuova, uno staff tecnico nuovo, e sapevamo bene che ci sono delle cose da sistemare, e la partita di sabato ci ha dato sicuramente delle indicazioni preziose. E nella prima giornata del campionato non sono mancati risultati a sorpresa, te li aspettavi? Sinceramente qualcuno no, ecco, la vittoria di Bergamo a Scafati mi ha sorpreso molto, sinceramente ci sono stati diversi risultati abbastanza a sorpresa. Devo dire, uno di questi è stata anche la sconfitta di Rieti in casa con Biella, perché sinceramente Rieti mi sembra una buona squadra, hanno probabilmente pagato l'inserimento tardivo di Bobby Jones, che si è aggregato alla squadra solo venerdì scorso, spero questo suo inserimento sia un processo abbastanza lungo, visto che domenica saranno di scena qua, e Bobby Jones lo conosco molto bene per averlo portato per la prima volta in Italia, quindi so che è un giocatore che se è al 100% della condizione è molto pericoloso. Appunto, domenica prima in casa contro Rieti, che partita ti aspetti? Una partita molto incerta, tra due buone squadre, perché secondo me Rieti è una buonissima squadra a prescindere da questo passo falso casalingo. Hanno inserito al volo, all'ultimo momento, un giocatore importante, appunto, come Bobby Jones. Sicuramente avranno voglia di riscatto. Mi risulta che anche questa volta saranno seguiti da tanti tifosi reatini, che ormai è una consuetudine per loro venire in trasferta a Siena. Io spero stavolta di guastargli un po' la festa, a dispetto di quello che è successo negli anni passati.